I discepoli sembrano non aver chiaro ancora una volta chi è Gesù e qual è la sua forza. In mezzo alla tempesta nel lago, temono di perdere la vita, hanno paura. E invece Gesù mostra loro che la sua presenza, la sua forza è tale da far tacere i venti, da calmare la tempesta. Spesso ci spaventano i dubbi nella nostra vita e arriviamo anche a dubitare di Dio. O forse dubitiamo di noi stessi. Ho come l'impressione che la prospettiva, la realtà, la possibilità di un Dio che è con noi sulla barca e che ha la possibilità, il potere di calmare le tempeste della vita, ci sembri talmente bello che quasi non ci crediamo. Noi possiamo contare su un Dio che è lì, alla poppa della nostra vita, sulla barca. Ed è pronto ad intervenire. Io credo che l'hai sperimentato questo, no? Non sto parlando di teorie, che almeno una volta nella tua vita hai sperimentato la concreta presenza di Dio, che è intervenuto, che ti ha mostrato il suo amore, calmando la tempesta. Ti riesci a ricordare questo episodio? Riesci a ricordare come Dio ha agito nella tua vita? E invece, caro amico, cara amica, se invece adesso sei nella tempesta, ecco, ti invito a fare come i discepoli quella notte. Grida, sveglia il maestro, di Signore Gesù, maestro! E vedrai che lui, destatosi dal sonno, calmerà la tempesta.